regista, un regista anche molto anomalo nel panorama del cinema italiano, vero Patrick? Però adesso io vorrei fare un piccolissimo discorso ad Alessandro. E vorrei spingere Alessandro a fare un movimento maschilista, nel senso che c'è un po' l'abitudine in Italia a non dire più che una donna bella non è brava, perché un'attrice bella ci offenderebbe, e l'abbiamo riconosciuto, da Marilyn Monroe in poi l'abbiamo riconosciuto, però ancora, secondo me, si stenta a riconoscere la bravura di un uomo bello. Allora, Alessandro è qua, quindi lo potete vedere, non è che lo vedessi io, ma è bravo! È bravissimo! Vedete Cyrano? C'è ancora Cyrano? No. Ecco, tu devi... Tu me l'hai visto, non dire bugie! Sì. E di che parla? No, scherzo. Senti, io vengo a vederti, ma però ti sono scusa. Tanto che avrai da fare questa settimana? Niente. E con Cyrano qui a Torino, fino a quando? Fino a domenica. Fino a domenica. Guarda un po', fino a domenica, c'è proprio fino a quando c'è il festival? Fatto apposta, lo so, però ti inseguirò. No, voglio dire, non sto scherzando, è un grande attore, e qualche volta qualcuno dice è molto bello. Allora, dopo aver detto che è molto bello, riconoscete anche che è molto bravo, solo questo dico io, poi basta. Ma anche se mi venite a citofonare, anche leggere anonimi, post-it lasciati sulla scheda. Una lettera anonima. No, però sono d'accordo, però è anche vero che questa stentatezza mi allunga la vita e la carriera in una maniera incredibile, perché a furia di dover, io le uniche persone a cui cerco di dimostrare qualcosa sono i miei figli e mia madre. Perfetto. E meno mio padre, solo mia madre, che mi ha talmente condizionato nel cercare di capire che cosa mi piacesse fare nella vita, quindi trovare una passione, che questa passione più dall'esterno viene ad essere stentata nel suo giudizio e più io mi incallisco e quindi vado avanti, quindi bello, ditemi che sono bello, non vi preoccupate, io poi metto una pezza a colori sulla mia passione. Ma io non volevo sminuire la tua bellezza. Io mi sposo di quello. Io considero, io ho sempre detto, anche scritto, che nel cinema, nel teatro e nella televisione, nello spettacolo in genere, la bellezza è bravura, vero Patti? Perché la bellezza che non è bravura è niente, cioè non comunica, non trasmette, invece la bellezza che trasmette è bravura. È un esempio Kimbro Sistuati, sì, che ha lavorato con te, che anch'io ho lavorato con lui tantissimi anni fa, ed ero affascinato. Sto parlando di Kimbro Sistuati, ecco, collega bellissimo, ma è bravissimo, ed è anche un grande regista. Vero? Sì. Allora, lettera da una sconosciuta, da vedere subito, da vedere con gli occhi spalancati dalla meraviglia, e poi, alla fine del film, Emanuela Martini... che ne so, farà da pacera tra Alessandro Preziosi, ma piacerà a tutti e due, suppongo. Io so cosa ne pensa Pappi del film, e sicuramente poi scopriremo Alessandro, ma i fortunati siete voi. Grazie di essere qua.